Pietro Rinaldi, consigliere comunale di Napoli e poi Sandro Medici. No, io penso che sta questo qua è dove abbiamo avuto fra 2 anni, lo togliamo perché scostumato con me non ha preso il bicchiere naturalmente. In Puglia fanno l'acqua pubblica, però poi se la privatizzano a livello personale. Sai, noi napoletani diciamo il senso dell'umorismo è inevitabile. No, io la prima cosa che volevo dire, da cui volevo partire, era il manifesto di convocazione. Perché il fatto che noi oggi stiamo sostituendo crisi con alternativa, no, appunto si diceva prima, non è soltanto un elemento nominalistico, non è una trasformazione in qualche modo della parola semplicemente. Uno, perché io penso che noi in qualche modo abbiamo bisogno di un elemento di sottrazione dalla crisi. Non per dire che la crisi non esiste, che a me personalmente pure, come dire, mi suggestiona come espressione, ma sulla base, diciamo, di alcuni elementi che ci forniscono alcune riviste economiche, come dire, che non vengono scritte da noi, non vengono scritte da giornalisti della Pravda. Noi diciamo in qualche modo sappiamo che negli ultimi 3 anni, quindi in piena crisi, le 100 famiglie più ricche del mondo hanno aumentato del 20% il loro patrimonio. Allora io mi chiedo che tipo di crisi è, una crisi che non distrugge ricchezza, come in qualche modo ci vogliono dire, ma che la sposta. Cioè noi siamo di fronte oggi al più colossale ed epocale spostamento di ricchezza nelle mani, diciamo, dei più forti, e ce la stanno propinando in qualche modo, come dire, con un'esigenza collettiva dell'intera società di trovare una soluzione, di fare sacrifici per risolvere la crisi. Se però noi in qualche modo riportiamo la palla nel campo avversario e appunto incominciamo a ricordare che non c'è un problema della società di risolvere la crisi che sta portando ricchezza nelle mani di chi ricchezza già ne ha, ma è di come dire, invertire il senso di marcia, in qualche modo diciamo, ci poniamo direttamente di fronte a quelli che prima qualcuno appunto indicava come i nostri avversari, i nostri nemici. E qui diciamo, vengo un elemento che diciamo, naturalmente veniamo dall'esperienza napoletana, amministrativa. È chiaro che ogni amministrazione ha le sue medaglie da appendersi, diciamo appunto, ognuno fa quello che altri non fanno. Però io penso che il cuore, diciamo, della discussione che noi affrontiamo, e da qui anche il concetto di alternativa che introduciamo, sta su un punto fondamentale. Cioè noi ci troviamo di fronte a questa domanda: dove e chi decide? Questo è il punto centrale che noi oggi abbiamo di fronte a noi. Dove matura la decisione e chi la esercita? Trichet, mi pare si chiama così il capo della BCE, usa una battuta secondo me molto interessante e pure simpatica. Dice: tutti i governanti sanno esattamente cosa bisogna fare, ciò che non sanno è come si fa a farsi rieleggere dopo che l'hanno fatto. Cioè, in qualche modo lui dice: la ricetta che noi abbiamo data è conosciuta da tutti. Tutti i governi di centrodestra, centro-sinistra, diciamo, centro-centro sanno cosa fare. Il problema è che è il massacro sociale. Però questa roba, diciamo, di queste settimane, del mese di agosto, a noi in qualche modo ci ha portato sul tappeto il problema in qualche modo della trasmigrazione del concetto di sovranità. Se a decidere, come dire, non è neanche più Tremonti, se a decidere, come dire, non è il prossimo eventuale governo più o meno colorato in un modo diverso, ma è appunto direttamente la Banca Centrale Europea, e qualcuno diceva non l'ha eletta nessuno, ma che però significa che la sovranità ormai si esercita direttamente in quel luogo e sappiamo chi decide, noi siamo di fronte nel momento in cui diciamo, poniamo il tema dell'alternativa, che l'alternativa è innanzitutto il concetto di dove e chi decide. Ossia, se noi siamo in grado di riappropriarci della sovranità nel momento in cui, in queste settimane e negli ultimi mesi, abbiamo avuto di fronte a noi, ho finito, però è complicato così, diciamo, questo elemento. In fondo la politica,
o almeno diciamo il quadro istituzionale della politica, non esiste più. Non esiste più nei termini dell'esercizio della sovranità. La sovranità viene esercitata da altre parti. Detto questo, il concetto appunto diciamo della democrazia, ma come termine, come concetto di democrazia assoluta, e dentro cui appunto un concetto di pensiero forte, di pensiero radicale, di democrazia assoluta, e di come si recupera da questo punto di vista il concetto di sovranità come esercizio del governo dei molti contro il governo dei pochi, e questo è lo scontro che secondo me noi giochiamo, e a cui il 15 ottobre, quando viene detto è la manifestazione dei 100.000, 200.000, non so quanti, ma significa esattamente questo, ossia come noi facciamo riappropriare alla politica il diritto, ma alla politica intesa appunto non adesso, anche come De Magistris qui è passato, avete capito che è impossibile non volergli bene a questo essere umano, cioè si colloca diciamo su dei terreni incredibili, inaspettati. Io penso che addirittura non è scontato che un sindaco, noi abbiamo spesso visto attraversare le nostre assemblee tra virgolette da politici, ma il fatto che un sindaco, cioè un amministratore, uno che governa, attraversa in un momento come questo la nostra assemblea è un dato che in qualche modo ci dice qualcosa, e ci dice qualcosa di come noi stessi siamo già fuori dall'essere minoritari. Il passaggio culturale che dobbiamo fare, diceva bene Luca, è proprio di rottura nella nostra mente. Fuori da queste mura ci è già riconosciuto l'elemento della non minorità, cioè già ci è riconosciuto che non siamo minoritari, ci è già riconosciuti che esercitiamo un linguaggio che parla ai molti. C'è probabilmente un deficit tutto nostro culturale di voler esercitare fino in fondo questa funzione. Però, e vengo perché c'era un minuto, e concludo. Appunto, se questo è il tema di come noi recuperiamo il terreno della sovranità, ossia come esercizio del governo dei molti, il 15 è esattamente questo, ossia è la giornata in cui noi proviamo a riappropriarci del nostro tempo e della politica. E finisco, e ho concluso veramente, sulla proposta che faceva Luigi. Io penso che in quel campo, dato che l'alternativa non sarà, come dire, una miccia d'orologeria, che deve scattare da qui al momento X in cui ci porteranno a votare, ma si costruisce qui ed ora, e penso che in qualche modo anche dentro i tessuti connettivi di queste assemblee c'è un compito che alcuni di noi, e mi riferisco che a quelli come me, come Andrea, cioè quelli che esercitano una funzione di amministratori locali, dobbiamo iniziare a pensare, cioè di come noi nell'esercizio di questa funzione a disposizione e a servizio del movimento proviamo a costruire quelle reti di intreccio tra noi stessi, ciò che abbiamo intorno ai movimenti, su un piano di disobbedienza in questo momento a quella che è la ricetta della BCE, perché altrimenti è poco credibile un progetto di alternativa che ci rimanda esattamente fra 2 anni, ossia quando questa alternativa dovrà maturare. Noi dovremmo avere la capacità di farla maturare qui ed ora, esattamente quello che diceva Luca, cioè tempo storico e tempo politico coincidono, ma coincidono qui, in questo momento, non coincideranno il 15 e si esauriscono il 15. Il 15 sarà semplicemente il trampolino di lancio che ci può permettere un ragionamento di questo tipo.